Ciao a tutti. No, non mi voglio dedicare alla musica anche perché sono decisamente stonato. E quello che avete visto non è altro che una sequenza armonica di Fibonacci. Perché questa puntata e altre due vi voglio parlare di numeri. E per parlarvi di numeri vado un po' indietro nel tempo. Andiamo indietro a Pitagora, 500 avanti Cristo circa, dove praticamente lui era un filosofo greco che si trasferì poi a Crotone, e lui affermava che i numeri sono tutto, sono l'essenza di tutto quello che sta intorno all'universo. E anche Euclide nel 300 avanti Cristo cominciò a parlare di numeri legati alla funzione armonica degli stessi, ed è per questo che vi ho messo alcune note fatte dalla sequenza di Fibonacci. Ma qual è il motivo per il quale vi voglio parlare di numeri? Il motivo è questo: io credo che soprattutto in periodi di crisi la conoscenza dei numeri è fondamentale. Io devo ringraziare il fatto di aver avuto una buona scuola di numeri da giovane, che mi ha portato nella mia carriera lavorativa a poter lavorare tanto con i numeri, da quando ho cominciato facendo programmazione, successivamente facendo il commerciale, quindi per riuscire a fare delle buone analisi di prezzo, i numeri per me sono stati importantissimi. Così come mi sono stati fondamentali per poter analizzare i bilanci delle società che ho amministrato, per le quali ho fatto delle verifiche. Perché vedete, i numeri sono tanto importanti quanto spesso non vengono tenuti in considerazione, ad esempio, dalla politica. Soprattutto quando si parla di politica economica, che si tiene solo conto dell'aspetto a breve e non si tiene mai conto dell'aspetto a lungo. Ed è lì che spesso vengono commessi degli errori veramente micidiali per il popolo. Pensiamo nel mondo dell'economia quanto i numeri sono importanti nella gestione delle aziende. Il fatto di conoscere un risultato economico in funzione di simulazioni, in funzione di provare a fare dei cambiamenti, chiaramente questo comporta la differenza di un risultato da negativo a positivo. Pensiamo a tutto quello che il mondo della finanza, quello che gira intorno ai titoli azionari e alle borse mondiali. La valutazione dei numeri nel campo dei titoli di Stato, nelle valutazioni dello stato di salute, ad esempio dell'Italia. Quante volte ci viene detto che noi abbiamo un debito pubblico 135% del PIL, quindi del prodotto interno lordo, e teniamo conto che ogni piccola variazione di questi aspetti nuoce poi al singolo cittadino in termini di potenzialità di acquisto, piuttosto che di situazioni ancora peggiori, tipo la disoccupazione. Noi che stiamo vivendo questo periodo di coronavirus non sappiamo ancora che cosa ci aspetterà nel prossimo futuro, ma è chiaro che una valutazione oggettiva dei numeri può fare la differenza nel risultato più complessivo. Nelle prossime due puntate, tra l'altro, io voglio provare a farvi vedere alcune analisi fatte con dei fogli elettronici tipo Excel, che sono quelli che servono normalmente nelle aziende a fare le valutazioni degli scenari e di quello che si può in qualche modo provare a migliorare nell'ambito aziendale. Ed è per questo che voglio dedicarci un po' di tempo insieme a voi, perché io credo che soprattutto in momenti critici come questi bisogna essere sicuramente sul pezzo. Tra l'altro, in questo periodo sto valutando insieme ad alcuni amici, nell'ambito della Genova Investimenti, la possibilità di dare una mano a quelle aziende che dovessero trovarsi in difficoltà per un calo
importante delle vendite dei prodotti piuttosto che per l'aumento dei costi in ragione di ricavi inferiori. E quindi da questo punto di vista stiamo valutando insieme a delle persone di se possiamo dare una mano a queste aziende. Com'è che si può fare? Ma è presto fatto. Se un'azienda è in difficoltà da un punto di vista del numero dei clienti, sicuramente troveremo delle soluzioni per dargli una mano a cercare di migliorarle queste, piuttosto che delle situazioni in cui forse serve fare un po' di formazione alle persone che ci lavorano all'interno per meglio recuperare il rapporto e la relazione col cliente, piuttosto ancora che situazioni, sto pensando ai ristoranti che devono cercare nell'ambito del dehors di potenziare le loro possibilità di esprimere delle vendite di menù ai loro clienti, cosa che probabilmente per un bel periodo non potranno fare nell'ambito dell'interno del ristorante stesso. Così come tante altre cose che sono il legare queste attività ai social per migliorare gli effetti dal punto di vista del recupero dei clienti, piuttosto che del vero e proprio e-commerce per il quale, tra l'altro proprio come azienda, stiamo facendo delle sperimentazioni che stanno indubbiamente avendo successo. Ecco, tutto questo insieme di cose, diciamo che i numeri possono essere importanti per tanti di noi. Quindi non esitate a chiamarmi tramite la mail rocca@genovainvestimenti.it piuttosto che genovainvestimenti@gmail.com. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie, arrivederci.